esempio un'altra ricerca sempre cinematografica, perché c'è stato un periodo negli anni 70 che assieme a un gruppo di amici abbiamo fatto queste ricerche sul linguaggio cinematografico. Un altro filmetto breve, anche lui di 5 minuti, l'abbiamo fatto sui colori che nascono negli occhi degli spettatori. Questo film era un film a colori, ma solo metà dei colori erano nella pellicola, l'altra metà li vedeva il pubblico. Naturalmente per fare queste cose bisogna avere una consulenza scientifica precisa, e abbiamo chiamato il professor Canizza dell'Università di Trieste, che ha dato i dati precisi, perché noi ingenuamente avevamo preso un fondo, pensavamo di fare per esempio una luce, tutto lo schermo luce rossa, per cui quando la luce va via tutti vedono lo schermo verde, no? Come si vede la televisione quando c'è l'annunciatrice che sta lì un po' e poi va via, si vede un po' in negativo, perché il nostro occhio ricostruisce i coni e i bastoncelli che sono stati consumati dalla percezione, e ricostruendoli si vede in negativo. Quindi noi pensavamo di fare un fondo nero, di far apparire le immagini. Anche qui il problema è quali immagini, perché se io faccio una figura, tutti guardano la figura e si distraggono. Bisognava fare una forma molto anonima, molto neutra, e quindi abbiamo pensato a un disco, perché se io illumino tutto lo schermo può sembrare la coda del film, dice quando comincia, no? Invece si deve capire che è già il film. Allora, c'era un grande disco verde sul fondo grigio neutro 50%, perché sennò anche il fondo cambia, se lo faccio nero diventa bianco, mentre se il fondo è grigio 50%, il suo negativo è un grigio 50% e resta lì. Sembra stupidaggine, ma però queste cose estremamente semplici bisogna curarle nei particolari. Allora, questo fondo, se io lo lascio un cerchio preciso, geometrico, è un oggetto, mentre se io lo lascio sfumato il contorno è una luce. Allora il disco era un disco sfumato, verde, che appariva nello schermo grigio. Siccome bisogna, l'effetto riesce se l'occhio dello spettatore sta fermo a guardarlo, perché se si distrae un momento non funziona più. Allora, altro problema visivo, come si fa a tenere l'occhio dello spettatore fermo su qualcosa lì dove non c'è niente? Allora abbiamo messo un piccolo disco nero, molto piccolo, basta per essere visto, che diventava quadrato, poi triangolare, poi il disco, poi quadrato, poi triangolare, è sempre più accelerato, per cui uno sta attento a vedere lì cosa succede, e poi va via tutto, resta solo il disco nero, e tutti dicono, rosso, rosso, perché vedevano il rosso. Allora io dicevo, guardate là, che rosso è là, allora vedevano dappertutto. Per cui, questo fa vedere come se un attore sta sulla scena per 5 minuti con una giacca rossa e poi va via, gli spettatori vedono una giacca verde sovrapposta alla scena che viene dopo, perché è provato da questa cosa. Poi c'è qualche cosa di particolare che volete sapere, perché sennò parlo sempre io. Non avete qualche richiesta, qualche progetto che avete in mente che vi dà delle difficoltà?